Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto e voglio sottoporre alla vostra attenzione una situazione quantomeno insolita. Sapete bene che esistono i cosiddetti custodi del decoro urbano, cioè coloro i quali, soprattutto nelle piazze, provvedono a tenerle pulite, a appunto assicurare, come dice stesso la denominazione, il decoro urbano. Però, sinceramente, vedere queste persone, che sono dei grandissimi lavoratori, premettiamo, che fanno appieno il loro dovere e fanno quanto viene loro disposto, beh, sinceramente però, signor Sindaco, mi sembra uno spreco di tempo e di denaro tenere queste persone lì nelle piazze a raccogliere i mozziconi di sigaretta, le cicche di sigaretta o le altre sporcizie con come vedete dalle immagini, con un apposito strumento, con un'apposita paletta che afferra il rifiuto che si trova a terra. Beh, io penso che in questo caso l'opera potrebbe essere tranquillamente realizzata dal servizio di nettezza urbana e invece impiegare questi lavoratori onesti, preparati e volenterosi in altre attività, sempre per il decoro urbano, sempre per la sicurezza anche, perché no, della nostra città. Insomma, come vedete, ci sono degli sprechi, delle situazioni che veramente sono assurde, sono pazzesche. Cioè vedere una persona che deve stare lì alcune ore, con questo affare in mano, con questo strumento, a raccogliere le cicche di sigaretta. Ma insomma, per carità, lo ripetiamo, perché le polemiche ora monteranno, non c'entrano niente i lavoratori, loro o fanno quello che viene detto loro, attacca il ciuccio dove vuole il padrone, come si suol dire. Ma signor Sindaco, così dobbiamo impiegare il personale? Impieghiamoli diversamente.